due giorni di incontri e workshop qui all'interno di Città della Scienza per l'inserimento di tutti i giovani della Regione Campania negli ambiti lavorativi, un evento organizzato dall'assessorato al lavoro nella figura di Severino Nappi, che abbiamo ascoltato ai nostri microfoni insieme al governatore Stefano Caldoro. Vediamo. Assessore, una o due giorni dedicata al lavoro, dedicata anche e soprattutto ai più giovani del nostro territorio, un'organizzazione fortemente voluta dal suo assessorato per analizzare e mettere in campo quelle che sono le novità e tutto quello che di buono è stato già fatto piuttosto che quello che ancora serve e quello che ancora bisogna fare e mettere in campo. Beh sì, col lavoro non si scherza, non possiamo farlo e non dobbiamo farlo. Noi abbiamo scelto di fare una cosa che normalmente non si fa in politica, dove si parla delle cose che si vogliono realizzare domani, che si faranno. Noi abbiamo cominciato mettendo in campo quello che abbiamo fatto, la programmazione del piano per il lavoro, delle misure che comunque stanno sostenendo il nostro territorio, che guardano i nostri giovani e che soprattutto noi vogliamo confrontarci con tutto il sistema produttivo, continuare a farlo e costruire insieme questi strumenti ulteriori per far seguire dalla stagione di sacrifici quella della crescita del futuro. E naturalmente partiamo dai nostri giovani. Garanzia Giovani in Campania funziona meglio che altrove perché la scommessa che comincia a fare un'intera comunità. Già sono 5.500 i ragazzi che hanno un'opportunità concreta grazie a questo programma, ma soprattutto ogni giorno ci sono nuove imprese che scommettono, che ci cominciano a credere, le amministrazioni locali, il territorio. Dobbiamo fare quello che però si è sempre fatto quando vuoi davvero far qualcosa e investire, e le cose non cadono dall'alto, ti devi dar da fare, ci dobbiamo dar da fare tutti, dobbiamo costringere tutti noi ad essere parte attiva, perché la politica non è qualcosa che appartiene a un mondo lontano, la politica appartiene a tutti noi, dobbiamo recuperare gli spazi, farlo sulle cose concrete, farlo sui giovani, farlo sul lavoro, farlo sulla crescita della comunità. È una scommessa che non si può delegare a nessuno, ma che passa per l'impegno di tutti. Ciascuno ha una responsabilità e la dobbiamo mettere in campo. Presidente Caldoro, una o due giorni dedicata ai giovani e ai loro inserimenti nell'ambito lavorativo nel nostro territorio, la Regione Campania, tanti workshop, si analizzano anche delle misure concrete messe in campo appunto dalla Regione Campania e dall'assessorato al lavoro. Sì, abbiamo messo in campo una serie di misure, il professor Nappi, Severino Nappi, l'assessore, ha detto e ha spiegato come la Regione Campania in un momento di crisi durissima, dove la disoccupazione aumenta in Europa in maniera vertiginosa, soprattutto quella giovanile, in Italia ancora di più, la Regione Campania insieme alla Regione Lombardia è quella che ha retto meglio questa crisi. E quindi nel disastro generale, nel crollo dei dati della disoccupazione giovanile, noi riusciamo a reggere sicuramente molto meglio di tutte le regioni del Mezzogiorno quando eravamo l'ultime. Perché? Perché è stato descritto in queste giornate che avete visto tante misure nuove per i giovani, tante risorse messe dalla regione e anche dal governo, devo dire, in generale, ma bene utilizzate, sono tanti percorsi innovativi, rapporto più diretto scuola, orientamento, lavoro e soprattutto impresa, formazione, lavoro. Quindi il giovane deve stare nell'impresa a fare la formazione e stimolare l'impresa chiaramente con degli incentivi ad assumere. Questo non vuol dire che risolviamo un problema di una crisi così forte e violenta, ma almeno diamo tamponiamo l'urto rispetto al dato che è poi un dato che per la verità oggi ci vede tra le migliori regioni italiane. E so che c'è stato un commento e un giudizio che apprezziamo molto della Commissione europea, quindi dell'Europa, che guarda la Campania con grande attenzione. Insomma, uno o due giorni con molta poca politica, ma i protagonisti veri sono stati i giovani, gli artigiani ed anche gli stessi imprenditori. Beh sì, qua c'è l'incontro tra impresa, giovani, professioni, anche nuove professioni, nuovi mestieri, mettiamola così. E quindi la politica in questo caso può solo indirizzare, la politica con la P maiuscola, e non deve entrare come prima nella gestione dei corsi di formazione, degli orientamenti che poi erano finalizzati solo a far vivere i formatori ma non i formati, perché non trovavano il posto di lavoro. Beh, è cambiato molto e quindi i dati si iniziano a vedere.